Salve amici, mi chiamo Babu e vi farò da guida nella storia che stiamo per vivere insieme. Si dice che per ognuno di noi in cielo ci sia una stella e se seguiremo quella stella riusciremo a trovare quello che abbiamo sempre sognato. Questa è la storia di una stella speciale e di un giovanotto di nome Marco. Beh, che fate? Non mi seguite? Avanti! La nostra storia inizia più di 700 anni fa a Xanadu, la leggendaria città di Kubla Khan, nel giorno in cui tutti si preparavano per la cerimonia di addio al famoso esploratore Marco Polo. Kubla Khan aveva convocato a palazzo il suo primo ministro Vieco Ling. Mai che fosse puntuale. Oh, magnifico! Chiedo perdono! Oh, signore del mondo, sono qui per servirvi, mio sublime signore! Quali sono i vostri desideri, Gran Khan? Ascoltami bene. Vai nella sala del tesoro e portami lo scrigno con l'altro medaglione magico. Ho deciso di darlo a Marco Polo come mio regalo di addio. Cosa? Il suo viaggio di ritorno verso casa inizierà domani. Vi supplico di ripensarci, maestoso Kubla Khan! Temo che il medaglione possa perdere i suoi poteri magici in mano a uno straniero o anche essere usato contro di voi se cadesse in mano al nemico. Cosa? Stai insinuando che dovrei considerare Marco un nemico? Come osi contraddire le mie volontà? Portami subito il medaglione! Immediatamente, Altezza Celeste, in men che non si dica mio supremo signore, e non batter d'occhio, Gran Khan, sempre ai vostri ordini, o supremo! Marco Polo non avrà mai il medaglione magico. Un giorno il trono di Xanadu sarà mio! Sì! Oh! Rimarrà per sempre nel mio cuore questo momento di gioia immensa, amico mio. Ma anche di immensa tristezza. Il mio cuore è addolorato per la tua partenza. Anche voi mi mancherete molto. Ah, ma forse esiste un modo per poterci rivedere presto. Sapete che purtroppo la mia terra è molto lontana. La tua patria può essere più vicina di quanto tu creda, mio caro Marco. Temo di non capire le vostre parole. Come regalo di addio ti darò l'altro medaglione magico. Il suo potere è così forte che sarà in grado di farci ricongiungere ogni volta che ne sentiremo il desiderio. Nessun seccatore in vista. Ah! Sì, 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 sì. Il medaglione di mio padre. Sono certo che avrebbe voluto che lo avessi io. Come può pensare Kubla Khan di donare questo immenso potere a Marco Polo? No, deve essere mio! Ecco il prossimo imperatore di Xanadu! Sì! Niente, nessuno potrà fermarmi adesso! Il
Il potere magico del medaglione è davvero incredibile, mio caro Marco. Così grande da poter sconvolgere gli equilibri dell'universo, così pericoloso che è impensabile che finisca in mani sbagliate. Sono stanco di aspettare Biecoling. Vai nella sala del tesoro e portami lo scrigno che contiene il medaglione magico. Sì, Gran Khan, subito. E trovami Biecoling! Kubla Khan ci ordina di portargli lo scrigno con il medaglione. Solo Biecoling può entrare nella sala del tesoro. Purtroppo sembra svanito nel nulla e io devo portare il medaglione al Gran Khan immediatamente. Lo scrigno con il medaglione magico è scomparso. Proviamo nei sotterranei. Biecoling è stato visto lì poco tempo fa. Biecoling! Biecoling! Lui qui non c'è, ma c'è lo scrigno. È quello del medaglione magico, lo riconosco. E questa pergamena cosa sarà? Forse farà parte dello scrigno. Portiamola subito a Kubla Khan. È veramente molto antica. Riesci a decifrarla? No, ma Kubla Khan sarà in grado di farlo. Lo abbiamo trovato nel sotterraneo, Gran Khan. Come mai non era nella sala del tesoro? E che fine ha fatto Biecoling? Lo scrigno è vuoto. Dov'è Biecoling? Pensate che Biecoling abbia rubato il medaglione? Comunque sia, è scomparso. Che cosa dice la pergamena? È stata scritta da Losofar, il padre di Biecoling, molti anni fa. Losofar a quei tempi era il più grande mago della Terra e aveva evocato tutti i suoi poteri per farmi avere un dono speciale. Due medaglioni magici, ognuno dei quali è sempre legato all'altro. I medaglioni devono essere usati solo per fare del bene. Se uno dei due viene distrutto, l'altro perde tutti i poteri. Non posso lasciare il mio popolo per inseguire Biecoling, ma so come fermarlo. Spazio-tempo, ovunque sia recato, Biecoling resti bloccato. Dovremo conservare in eterno le due metà del medaglione rimasto. Ma il suo illimitato potere potrà mai essere ristabilito? Sì, amico mio, ma solo quando le due metà del medaglione saranno riunite da noi o da due dei nostri discendenti qui a Xanadu. Il medaglione riacquisterà i suoi poteri e Biecoling sarà sconfitto per sempre. Ascoltatemi, Kubla Khan e Marco Polo. Non crediate che sarà facile per voi trovarmi. Io farò tutto ciò che è in mio potere per far sì che il vostro medaglione non si ricomponga mai.